c'è un problema al motore 4B11 in alluminio della Evo 10. Dopo il test di compressione, il proprietario si è messo le mani nei capelli e si è affidato alla Nardi Motorsport. Cosa è successo? Ce lo spiega Giovanni. Ma tu mi raccomando, iscriviti ora a questo canale per seguire tutta la serie della Evo 10. Bello il motore, piace. Non c'è più. Quindi che è successo? L'avete, volevate modificarla, farla andare più forte, però non c'era tanta affidabilità. No, più che altro non sapevamo la storia di questo motore, che cosa c'era realmente dentro, quindi prima di andare a esasperare la situazione alla cieca abbiamo deciso di tirare giù e vedere che cosa c'era dentro. E che cosa abbiamo scoperto? E meno male che l'abbiamo fatto, perché abbiamo trovato delle belle sorpresine. Dov'è il motore? È in sala motori. Andiamo. Guarda un motore. Che cos'è, la dima di riscontro? No, un telaio di un Defender. Madonna, sembrava una dima di riscontro. No. Lui cosa sta torniando? Una dima per fare dei coni. Ah, pensavo fosse il torniador. Eccoci. Motore Evo 10, abbiamo fatto tutto a pezzi, come si vede anche di là. E monoblocco, testata, motore 4B11 in alluminio, e rispetto alla precedente Evo che era in ghisa. E niente, praticamente su questo blocco abbiamo scoperto che sono state fatte delle lavorazioni senza né capo né coda. Senza criterio. Questi piccoli tondini che hanno infilato tra le canne è una lavorazione che fa un'azienda inglese, ma non è proprio il massimo, serve per rinforzare la parte superiore delle canne dei cilindri. Questo nasce come motore open deck, quindi è aperto qui sopra sui passaggi dell'acqua, sì, che sono comunicanti con la testa. I motori turbo molto spinti sono tutti closed deck, per un discorso di rigidità e stabilità delle canne. Hanno fatto questo ibrido, che non è il massimo perché sono in corrispondenza dei prigionieri della testata. Ah, certo. E invece una cosa che si può fare e che faremo è mettere una piastra fatta a controllo numerico, interferenza pressata dentro, come questa. Vedi questo anello che hanno messo qua intorno, sì, che è più chiaro? Sì. Questo all'inizio era aperto come questo qui sopra. Sì. Dove c'era il passaggio dell'acqua. Esatto, si va a mangiare il blocco esternamente, ovviamente al minimo possibile, e internamente sulla canna, in modo da dare una superficie omogenea. Sì. E si fa la piastra a controllo numerico in base alle quote del blocco e si pressa dentro interferenza. In questo modo c'è un closed deck a tutti gli effetti. Ma poi l'efficacia di sta roba, cioè, praticamente nulla, cioè, nel senso, perché questo tende comunque a muoversi? Beh, diciamo nella parte superiore, quindi sì, gli ultimi 20 mm della canna sul motore turbo c'è tanta pressione, quindi i motori open deck tendono a creparle. Solo che così si creano dei punti caldi, non è il massimo, serve una struttura omogenea intorno. Ok. Quindi tu hai aperto, hai visto questo. Ho trovato questi. E hai capito che è stato effettivamente meglio aprirlo prima di dare più cavalli e potenza alla macchina, e mi dicevi che questa è solo la punta dell'iceberg. Esatto. Perché? Perché inserendo il comparatore mettiamo a zero. Ok, vedi che è zero. Questa è una canna cilindrica, quindi dovrebbe essere sempre zero, invece andando giù. Dio santo. E le altre? Uguale. Uguale, un po' meno. Adesso tiri a zero questa. Ok. Beh, fino a 5 centesimi. E in questo caso? E si misura ovviamente in questo verso e in questo verso. Okay. Beh, la tenuta delle fasce non è assolutamente ottimale, quindi un motore che consuma olio e non rende al massimo. Ma senti una perdita di potenza quando sono... Beh, anche, soprattutto non sono omogenei i cilindri a livello di compressione. Okay. Infatti questo è nato tutto, cioè lo smontaggio è nato perché abbiamo fatto un test compressione e non erano uguali. Esatto. Okay, okay. Bene, quindi adesso il monoblocco va sostituito? Il monoblocco purtroppo si deve cestinare, perché okay, oltre a tutto questo, sulle sedie dei prigionieri che vediamo qui, come vedete la filettatura è stata rifatta fino al piano. Sì. Mentre sui blocchi motore originali di solito arriva un centimetro più in basso. Ora, perché è stato fatto non lo so, ma è stata rifilettata ed è stato messo un elicoil fino in fondo, infatti come si vede,
L'elicoil prende, però gioca. Gioca perché? Perché il prigioniero ha questa parte finale che si va a incastrare nel blocco, sì, mentre avendo forato non c'è più. Chiaro. E sono stati fatti, oltre a questo che non va bene, sono stati fatti tutti fuori centro. Vabbè, ma l'hanno deturpato. L'hanno demolito. Guarda, se ora lo metto giù a battuta, che come vedi muove, sì, ancora, sì, muove ancora, sì. Ma se lo guardi da sopra non è al centro. Qui guardiamo al centesimo, quindi capisci che non, sì, cioè, sì, non sì, è accettabile. E come vedete tutti questi segni scuri, sì, sono passaggi di gas di scarico della guarnizione che perdeva. Facciamo vedere anche sulla testa. Dove passavano, vedi, dall'anello in fuori. Sì. Qui, 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 seguono i segni della lavorazione del piano. La macchina, nonostante questa perdita della guarnizione, non consumava acqua e non fumava, non faceva, diciamo, cose strane, solamente grazie a questi prigionieri d'asta che sono ottimi, perché non sono i classici RP, sono il modello dopo, quindi adatti per pressioni turbo elevate e tantissimi cavalli. Avendo messo dei bulloni originali, la macchina secondo me non camminava. Non camminava, quindi... Cioè andava a consumare acqua, saliva la temperatura, faceva un macello. Questo è un danno, eh? Eh sì. Questo è un bel danno. Danno enorme. Monoblocco cosa comporta a livello di spesa economica? Monoblocco, questi qui sono poi abbastanza introvabili, mi sa che siamo sui 2.500 più IVA. Poi c'è tutto il lavoro che ne consegue. Esatto. La parte del closed deck che comunque dobbiamo fare, perché l'obiettivo è quello di tirare fuori una cavalleria importante, e quindi va fatto. Ma tu come sei rimasto quando l'hai aperto e hai visto questa cosa? Cioè, ma io non capivo perché dal blocco, cioè il motore d'alluminio, usciva l'acqua arrugginita. Giusto? Dici, come dici, mai? Troveremo qualcosa. Quindi il messaggio è che lasciate fare determinati lavori a professionisti. Beh, questo sì, quantomeno a qualcuno che abbia un'idea. Affidato a te. Che sa quello poi, che fa. La testa pure hanno. La testa pure. Cioè, la testa è recuperabile, però insomma. Però i pistoni? I pistoni ci sono. Cioè, possono essere riutilizzati o. Volendo sì, però visto quello che stiamo facendo, a questo punto il proprietario ha deciso di insomma andare sul sicuro a rifare il tutto. L'albero anche lo dobbiamo cambiare, perché okay, è stato rettificato già. E il collo centrale di banco, uno laterale, sono ovalizzati. Bene. Quindi un disastro. Quindi ragazzi, cominciate a farci capire nei commenti se volete seguire questa serie, perché si tratterà di almeno 3 o 4 episodi. Lo scopo, il goal del proprietario è quello di arrivare a? Intorno tra i 6 e 700 cavalli. Ok, giusto così per gradire. Va bene, va bene. E per chiudere, per tornare al discorso di prima, che dicevamo che sono state fatte lavorazioni senza cognizione di causa, hanno fatto tutte queste cose bellissime, quindi rinforzo delle canne, la testata è lavorata a CNC, ci sono le bielle, ci sono i pistoni, ma le molle delle valvole sono originali, certo, per esempio. Che anche questo non ha senso. No. Giustamente. Per arrivare a fare tutti quei cavalli monteremo anche un'elettronica, insomma, con la E maiuscola, una Cyvex, la centralina, tutti i vari cablaggi, sensori. È un prodotto eccellente? Questo è a livello di Motec, cioè roba insomma da corsa, vero e proprio. Hai una gestione totale di quello che vuoi. Tant'è vero che più avanti metteremo anche un impianto flex fuel con l'etanolo, cioè, in modo da tirare fuori. L'avete fatto su GTR? Come abbiamo fatto sul GTR, come abbiamo fatto sul Levo l'altra nera, sì, insomma, è una comodità in più, perché metti dentro e fa da sola. Per oggi è tutto, rimanete incollati a questo canale, iscrivetevi, attivate la campanella, perché nei prossimi episodi vi faremo vedere esattamente come si rimonta un motore, come si raggiungono queste prestazioni, insieme a Giovanni Nardi di Nardi Motorsport. È stato un piacere, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao. Ciao. C'è pure Francesco, guarda. Guarda, perché non c'è un cazzo da fare dalla mattina, eh? Sei lì che fai i reel di merda.